Attualmente un conflitto nel Medio Oriente è divisivo in sé e quindi non sorprende che questo tenda a infiammare le passioni delle persone che hanno preoccupazione per i palestinesi più che per Israele. Ci sono tanti di questi, particolarmente sulla sinistra in Europa in questo momento. Pare che a grosso modo è più la destra che, o centrodestra in Europa, non parlo di Italia ma Europa, che sembra solidamente con Israele, e più la sinistra che è diviso. Cito l'esempio dell'antisemita ex leader del laburista Jeremy Corbyn, adesso Keir Starmer è più equilibrato. Ma sicuramente questo attacco in Francia non è l'unico, c'è stato, e speriamo che non sia collegato, un attacco in Cina di un funzionario dell'ambasciata di Israele oggi, e speriamo che non fa parte di questo. Ma io temo, la mia preoccupazione è che ci possono essere, neanche in modo coordinato, ma anche atti spontanei di radicali in Europa che decidono questo è il momento di fare violenza. Sì, ripeschiamo, ti ricordi Friedman, delle definizioni, no, che avevamo conosciuto in passato e che avremmo voluto dimenticare, quella dei lupi solitari, cioè del matto, certo, comunque, dell'emarginato, certo, che decide di sposare una causa e sì, fa un atto che però poi è difficilmente controllabile, no? Perché proprio perché sei una figura magari non censita dalle forze di sicurezza, è più facile che uno faccia fatica a contenerti. Assolutamente sì. E poi c'è un'ultima cosa da notare. In America io sono allibito, sono sbalordito, sono schifato dal fatto che a Harvard tanti studenti hanno firmato una dichiarazione di simpatia per Hamas che sembrava non anti-Israele ma antisemitica. E ieri in Los Angeles, alla UCLA, l'Università di Los Angeles, c'era una grande folla di studenti urlando intifada, intifada, che vuol dire morte agli ebrei. Quindi c'è una tendenza di essere così divisiva questa guerra, sì, che in America e in Europa possono essere scontri, purtroppo, e atti pazzeschi. Chi guadagna di questo, e chiudo, è Vladimir Putin, perché lui sta a Mosca contento che c'è una distrazione per Biden, che l'Europa è divisa, che l'opinione pubblica è divisa. Per Putin questo è un regalo, questa guerra.